Ieri sera incontro interlocutorio per il consigliere regionale Donato Pica con i cittadini del Golfo di Policastro presso la sua segreteria politica posizionata sul lungomare di Sapri. Primo punto all'attenzione è la questione ambientale, le preoccupazioni per i relitti carichi di rifiuti tossici affondati al largo della costa di Maratea. A seguito di un'interrogazione regionale dell'onorevole Pica, l'ARPA che è stata immediatamente allertata per avviare un monitoraggio della zona e nei prossimi giorni in programma un incontro con il ministro Prestigiacomo per individuare delle risorse al fine di trovare le navi e bonificarle. Secondo punto all'ordine del giorno, il rilancio del comparto turistico del Golfo di Policastro. Partendo dall'ultima iniziativa di merito, ossia la nascita di una collaborazione tra il Cilento e la Camera di Commercio Italo-Tedesca di Berlino, che ha visto nel Vallo di Diano e a Casella in Pitteri una delegazione di grossisti agroalimentari, tour operators e giornalisti tedeschi, il consigliere regionale ha approfondito le occasioni di sviluppo provenienti dalla programmazione finanziaria 2007-2013. Nell'incontro di ieri, infine, non poteva mancare un passaggio sulla sanità campana e sulla grave preoccupazione per il futuro dell'ospedale di Sapri dopo il commissariamento regionale e sulle vicende del Partito Democratico nei cui confronti il consigliere uscente Pica si è espresso a favore dell'ingresso di nuove forze e in modo fortemente critico a proposito dell'estrema litigiosità e delle inutili contrapposizioni.